Marcello Gemmato, candidato alla Camera, capolista alla Camera per Fratelli d'Italia. Il nodo tricolore mi spinge subito a entrare subito in argomento. Questa è una diaspora destinata in qualche maniera a riannodarsi al di là dell'appuntamento elettorale? Assolutamente sì. La nostra non è un'esperienza elettoralistica, ma la nostra è una idea che viene da lontano e vuole arrivare lontano. È un progetto di medio e di lungo termine che vuole ricollocare tutta un'area politica, che è quella che faceva il riferimento dell'Alleanza Nazionale, ma integrata e, come dire, innestata da persone di assoluto livello, quale Guido Crosetto, invece, che è una esperienza democristiana, per riprendere quello che era la vecchia idea di Pinuccio Tatarella di andare oltre il polo e quindi rappresentare tutto quel mondo non di sinistra che oggi, come dire, non è rappresentato e che in Fratelli d'Italia e in questo nodo che lei giustamente riprendeva può oggi ritrovare a fare sintesi. Lei ha citato Pinuccio Tatarella. Non trova che nei temi di questa campagna elettorale un po' sia il mezzogiorno sia argomenti come cultura e ambiente siano un po' assenti? Assolutamente sì, purtroppo noi ci ritroviamo a vivere una campagna elettorale che per la prima volta nella storia della Repubblica viene celebrata d'inverno, a febbraio, quindi una campagna tutta televisiva, poco di piazza, non c'è il contatto diretto con gli elettori e quindi i grandi temi, appunto quello del mezzogiorno, lasciano lo spazio al gossip, lasciano lo spazio alle veline, alle, come dire, anche ai motivi giudiziari e quindi questo è tutto un documento di grandi tematiche che sono strategiche per noi, appunto quelle del mezzogiorno. L'impegno qual è? È quello di rappresentare fortemente da meridionali queste tematiche una volta eletti all'interno del Parlamento. Buon lavoro. Grazie.